Saluto tutti cordialmente. Oggi la Chiesa ci invita a fare memoria di due santi apostoli, Filippo e Giacomo, entrambi appartenenti al gruppo dei dodici apostoli, così chiamati dagli evangelisti. Insieme hanno vissuto con Cristo e lo hanno seguito. Entrambi poi intraprenderanno la via dell'evangelizzazione e moriranno da martiri. Ancora insieme sono sepolti nella Basilica dei Santi Dodici Apostoli a Roma, inizialmente dedicata solo a loro due. E allora invochiamo anche la loro protezione e intercessione all'inizio di questo momento in cui ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, che vogliamo precedere dal salmo che pregheremo in questa liturgia. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Tommaso: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi. E tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Come dicevo, oggi facciamo memoria di questi due apostoli, Filippo e Giacomo, inviati nel suo nome ad offrire con gesti e parole una presenza di cura e di accoglienza sull'esempio del loro maestro. Anche noi siamo in ascolto della parola per diventare discepoli e diventare anche noi segni concreti della cura e della vicinanza di Dio al prossimo. Nel mio nome è un'espressione che abbiamo sentito ricorrere due volte nel brano che abbiamo ascoltato e indica l'intimità che c'è stata tra Filippo, Giacomo e Gesù. Nel mio nome dice, ecco, quell'intimità che Dio desidera che noi viviamo insieme con Lui. Il nome designa sia l'identità della persona, ma al tempo stesso ne suggerisce anche la vocazione. E Gesù ha introdotto un po' per volta i discepoli nel mistero della sua identità di figlio inviato dal Padre. A volte lo ha fatto con espressioni molto lapidarie.
E le prime comunità cristiane hanno cercato, ecco, di accogliere queste parole e poi, ecco, di sintetizzarle attraverso espressioni come quelle che abbiamo sentito poco fa. Io sono la via, la verità e la vita. Perché Gesù dice a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Siamo all'interno, ecco, del discorso dove Gesù aveva detto: vado a prepararvi un posto nella casa del Padre mio, per questo non sia turbato il vostro cuore. E la via voi la conoscete. E Tommaso a questo risponde: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Tommaso si fa portavoce di tutti coloro che hanno bisogno di concretezza, che hanno bisogno di toccare con mano. E Gesù, ancora una volta, come già dicevamo ieri, ci indica una strada, e questa strada, questo cammino che dobbiamo compiere è dietro a lui, è insieme con lui. Io sono la via che conduce alla verità della vita. È la via che conduce al Padre. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conosciamo qualcosa di Dio, se riusciamo a contemplare i tratti del suo volto, è perché Gesù ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore e lo fa dentro al nostro cammino di discepoli. Gesù è la via che porta alla vita e non dobbiamo mai dimenticarcelo, che la via che Gesù ci indica è la stessa via che lui ha intrapreso. È la via dell'umiltà, è la via dell'amore, che si abbassa fino al punto di metterci al servizio di tutti, fino al punto di essere disposti ad essere dono per gli altri. La via allora, ecco, ci rimanda sempre a un cammino che noi dobbiamo intraprendere in ascolto della parola che ci interpella per fare ogni giorno un passo in più verso la verità, verso la vita. E per Gesù la verità non è qualcosa di diverso dal cammino, e il cammino non è separabile dalla vita. Anche in noi abita la domanda di Filippo: mostraci il Padre e ci basta. Gesù ha rivelato il Padre attraverso il suo modo di essere e di vivere. Ma questa rivelazione può talvolta prestarsi a fraintendimenti o a incomprensioni. Così è stato per i discepoli, così può essere anche per noi. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. La conoscenza che riguarda Gesù implica che cosa? Fiducia e coinvolgimento. Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Almeno credelo, credetelo per le opere stesse. Gesù è credibile perché? Perché in lui tutto quello che dice e fa coincidono. È la credibilità dell'amore che si rende visibile. Conoscere e credere quasi si sovrappongono nel quarto Vangelo. L'adesione piena allora al Signore ci fa superare ogni paura e dentro di noi possiamo sentire la forza di Dio. Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste. E tutto questo si esprime anche nella preghiera fatta nel suo nome. Ma ci abbiamo mai provato? Abbiamo mai provato a chiedere, a pregare nel suo nome? Magari abbiamo chiesto qualcosa per alcune persone che si affidavano alla nostra preghiera. Ma cosa vuol dire pregare nel suo nome? Significa mettere al primo posto il Padre, che Lui sia conosciuto, che Lui sia glorificato. Allora, per fare questo, sappiamo benissimo che noi dobbiamo riconoscerci, credere che siamo figli e poi vivere da figli.
Ritengo che sia fondamentale che noi prendiamo consapevolezza di essere figli. Spesso ci definiamo o ci definiscono peccatori, ma noi non siamo peccatori, noi siamo figli di Dio. Questo Gesù è venuto a rivelarcelo e con il battesimo ne abbiamo preso consapevolezza e abbiamo anche ricevuto in dono lo Spirito Santo per poter essere e vivere da figli di Dio. È diverso crederci figli oppure crederci peccatori. Noi siamo dei figli che certamente talvolta fanno dei peccati, ma rimaniamo sempre figli di Dio. E nella misura in cui impariamo ad essere e a vivere figli attraverso Gesù, che diventa allora la via che ci porta alla verità di questa vita che ci appartiene da figli, noi possiamo glorificare il Padre. Preghiamo nel nome di Gesù perché questo possa accadere attraverso di noi. Mostrami il tuo volto, o Signore. E ora vi saluto, donandovi lo Spirito Santo perché vi accompagni in questa giornata la consapevolezza di quello che diceva Gesù, che se noi ci mettiamo a sua disposizione, non solo avremo la possibilità di fare le stesse cose che ha fatto lui, ma di poterne fare addirittura di più grandi. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.